difficile oggi far posticipare la festa del Teramo, voi ci siete riusciti con una grande gara, grandi parate da parte di Marini, è un punto importante per voi. Beh, diciamo che oggi era, non dico scontato che il Teramo festeggiasse, sentivo questo, però i ragazzi sono stati bravi, cioè non era semplice, parliamo seriamente, non era semplice, abbiamo dovuto gestire anche dei diffidati, perché Ranieri era diffidato, perché altri ragazzi erano diffidati, io ero diffidato, quindi sai che devi cercare di fare una partita importante, allo stesso tempo sai che non puoi permetterti di perdere giocatori, perché nelle ultime due noi ci giochiamo un anno di sacrifici. Abbiamo secondo me fatto una gran partita, innanzitutto dal punto di vista fisico, perché era il nostro, non lo so, era una situazione che a me non piaceva, e invece sotto la sosta devo fare i complimenti ai preparatori, perché abbiamo lavorato veramente tanto. Noi siamo arrivati alla sosta, prima della sosta, che insomma non stavamo bene, e adesso dopo il lavoro fatto in, diciamo nella sosta di Pasqua, sia con il Giulianova sia oggi col Teramo, la squadra ha retto. Se non reggi dal punto di vista fisico prendi 5 gol sia oggi che domenica scorsa, e quindi i ragazzi hanno sputato il sangue, scusate la, se si può dire questo termine, e alla fine per l'impegno erano stremati, sono usciti 3-4 forse per i grammi, erano morti. Questo punto cambia poco dal punto di vista della classifica, ma cambia tanto dal punto di vista della convinzione, dal punto di vista mentale, perché l'abbiamo ottenuto con la squadra secondo me più forte del campionato, una squadra che è impressionante, una squadra che oggi mi ha impressionato sotto tutti i punti di vista. E sentivo che il Teramo poteva essere stanco, ma che stanco, c'hanno 20 giocatori, uno più forte dell'altro, poi questo tifo qua è chiaro che le energie le trovi, no? Quindi abbiamo fatto una piccola impresa e adesso dobbiamo ricaricare le batterie, perché questa partita ci ha visti spremerci tanto, però sono sicuro che nelle ultime due partite faremo bene. Ecco, mi sa, quindi per voi un punto pesante, ma è giusto il risultato? Ma il Teramo doveva stravincere questa partita, o no? Io non mi nascondo dietro un dito. Volevo sentire da me. Una volta che te l'ho detto, non penso che avevi bisogno che te lo dicessi io. Io devo ringraziare il mio portiere, che ha fatto 3-4 parate importanti. Forse nell'unico errore che ha fatto il Teramo ha pareggiato, che magari se manteneva quel profilo di parate che ha fatto fino ad allora, magari era talmente una giornata storta che il Teramo poteva pure perdere questa partita. Quindi io credo che il Teramo, che abbia rimandato la festa di una settimana, voglio cambia dire, poco. Cambia poco, non cambia niente, quindi noi ce lo siamo meritati, che nessuno dica che ci ha regalato qualcosa, perché dopo veramente mi arrabbio, abbiamo sputato veramente il sangue per prendere questo punto. Abbiamo giocato un primo tempo semplicemente un po' contratto, poco incisivo. Certo, noi potevamo approfittare nel primo tempo in altro paio di circostanze dove siamo stati troppo frettolosi, però poi è venuta fuori il Teramo, ci ha schiacciato dentro l'area di rigore, quindi che devo dire, noi avevamo oggi fuori anche un difensore centrale, D'Angelo, che in una partita come quella di oggi poteva essere importante. Hanno giocato perché Ranieri dalla panchina? Perché Ranieri innanzitutto era diffidato, seconda cosa Daniele aveva un problema al flessore, ma leggerissimo problema, niente di che, e non ho voluto rischiare, ma sempre per il discorso dei diffidati, non potevo rischiare che prendesse una munizione oggi e magari mi saltava la partita di domenica. Ma lo sai che ti affamo tu, ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Perché se no combatta, po' gli mangazza, e bello non è.